Benvenuti a Senza Titolo. Oggi vi abbiamo portato qualcosa di speciale. Oggi parleremo di musica. La musica di Space TV e quindi la musica dello spazio e della tecnologia. E con noi c'è oggi Frank Rossano. Benvenuto Frank. Grazie, grazie a voi e un saluto ai telespettatori di Space TV. Diamo un saluto agli spettatori di Space TV, rimanga ben chiaro. Siamo molto contenti di avere oggi con noi a Frank, al quale passo la parola subito perché penso che sia più bello sentire tutta la storia da te. Chi sei, da dove vieni e perché ti abbiamo sequestrato qua in Space. Beh, io sono un ragazzo degli anni 80, ormai un po' cresciuto, con la passione da sempre, diciamo, della musica. Ho iniziato già in radio anni fa. Ecco, mi sono avvicinato quasi da subito a quello che era la musica spaziale. Io sono fans dei Rockets, questo gruppo francese di pelati argentati, da sempre, diciamo. Nel corso degli anni poi ho affinato questo ascoltare musica. Oggigiorno cosa stai facendo? Così gli diamo piede agli ascoltatori. Allora, di capire bene. Oggigiorno sto facendo un progetto con Luca Bestetti e LBM, oltre a lavorare comunque in studio per delle produzioni. LBM, ex frontman e cantante del gruppo Rockets del rilancio nel 2000. Ci siamo trovati subito perché comunque io cercavo loro e sai com'è, un po' come la legge d'attrazione. Sì, esatto. E sono riuscito a trovare Luca, appunto, che la pensa come me. Poi lui spiegherà meglio il progetto. Tu sei un po' come un esempio chiaro di come quando qualcuno desidera qualcosa dal profondo e sì. Si esercita fin da sempre, riesce ad arrivare, a volte sembra misterioso, no? Ma stiamo cercando quella finalità e ci arriviamo, no? Se uno vuole ci arriva, certo. Cioè è proprio la volontà. Comunque parliamo di musica e legata allo spazio, legata all'elettronica, perché sai ci sono due scuole, iniziano già dagli anni 50 con le prime sperimentazioni, non chiamiamola proprio elettronica, bensì musica concreta, cioè c'era questo modo con i primi nastri di registrare delle fonti sonore, quali martelli, quale non so, rumori della natura, mare, e assemblarli proprio per creare una sperimentazione. Dopodiché è stata inserita anche nella musica, in varie opere, all'epoca elettroacustiche, perché comunque si avvicinava un po' queste opere suonate con flauti, come hanno fatto i Kraftwerk appena nati, che non si chiamavano Kraftwerk, si chiamavano Organization, e usavano proprio mettere i microfoni davanti all'amplificatore, avevano questi nastri famosi che poi sono stati ripresi negli anni 80 dai Depeche Mode, da Orchestra Manovosi di Dark. Nastri di registrazione proprio. Come? Sarebbero nastri da sì, registrazione. Sono dei nastri da registrazione, però facevano da effetto, perché comunque okay. Nei live utilizzavano. Poi sai, negli anni 80 già erano usciti i sintetizzatori, il MIDI, però ritornando poi indietro, Stockhausen è stato il primo tedesco ingegnere del suono e dopo da là sono nati parecchi figli, tra i quali appunto i Kraftwerk. E sempre nella linea tedesca c'è stato un altro grande personaggio, che è un certo Conrad, che ora mi sfugge il cognome. Lui era un sperimentatore che usava la musica elettronica nella sua teatralità. Cioè praticamente lui era un mimo musicista, amava truccarsi già, per cui era già glam, diciamo, all'epoca. Parliamo inizio anni 70. E quindi lui come si presentava davanti al pubblico? Ma lui si presentava con diverse maschere, con questa tintura bianca, occhi neri, era un po' tribale, un po' come poi ha ripreso Peter Gabriel in Shock the Monkeys, quel periodo là.
molto bello tra l'altro, anche quel disco, molto elettronico, synth pop. E ritornando addietro, allora la mia esperienza appunto che è stata quella dell'ascoltare tanta musica, gli anni 70, appunto in Germania nasceva la sperimentazione e qualche gruppo, insomma, Klaus Schulz, questo è un dio di quel genere musicale, che è molto più spaziale, cioè per cui la sua musica veniva usata tantissimo negli anni 70 per i documentari dedicati alla Luna, alle stelle, cioè proprio ti dava questa atmosfera che nel corso degli anni si è trasformata, oggi come oggi si chiama trance music, o musica da viaggio, diciamo. Alcune forme di chill out loro l'avevano già fatto, per cui Tangerine Dream, lui faceva parte di Tangerine Dream. Mentre in Germania, ripeto, c'era questa sperimentazione, in Francia una sperimentazione che arrivava anche addirittura a come si dice, i Kraftwerk per esempio puntavano tanto di più nell'alienazione, no? Con l'alienazione vuoi... alla robotica. I Tangerine Dream al cosmo. In Francia nasceva questo grande musicista, Jean-Michel Jarre. Jean-Michel Jarre, ecco, la linea melodica molto più dolce, molto più d'atmosfera, meno fredda. I francesi, sinceramente, sono quelli che hanno inventato lo space pop, oppure viene chiamato anche space disco. Ma una domanda, io da ignorante, e diciamo che lo scopo generale, l'obiettivo generale di questa musica è quella di usare l'ambiente spaziale, tentare di cercare quelle sonorità che potrebbero essere percepite da noi riguardo allo spazio, o si usa questo termine space pop con un'altra accezione? Allora, lo space rock nasce tutto da quell'album famoso dei Pink Floyd, The Dark Side of the Moon, che non è un genere ballabile, bensì è ascoltabile, cioè è da viaggio. Dopodiché viene sfruttato questo space, perché? Perché gli anni 80 e metà anni 70 hanno proprio questa... c'è stata proprio la mania di creare anche le coreografie televisive, tutti si dipingevano d'argento, le ballerine spaziali, c'è stato proprio quel periodo che era affascinante questa situazione. Gli Space, gruppo francese, furono i primi che lanciarono proprio questo space disco, cioè tramutando, creando una linea discotecara, disco music, e affiancandola appunto con dei sintetizzatori. C'erano loro, c'erano i Druid. Gli stessi anni nacquero i Rockets. I Rockets sono quelli che in Europa hanno portato proprio a livelli massimi, sia con gli spettacoli, con le loro divise, con la coreografia che usavano. Cioè, calcoliamo che era il 70-78, cioè chi usciva fuori con il laser, con le esplosioni, cioè, la gente, con delle innovazioni tecnologiche anche. E sonore, per cui... Però vedi, i Rockets sì, erano elettronici, ma molto rock. Tanti li chiamano space rock, io li chiamerei più space pop. Qualcuno li ha definiti all'epoca underground, perché all'inizio con Future Woman era abbastanza underground, facevano anche del blues elettronico, che è molto particolare, molto bello. Arriviamo agli anni 80, l'avvento della New Wave. La New Wave ha prodotto delle opere d'arte, certo, in quel campo, il post-punk inglese. C'era qualcuno che odiava il post-punk, cioè Battiato è stato uno dei primi anche in Italia a proporre musica elettronica. E la New Wave in Inghilterra, in Italia nasceva l'Italo Disco o la Spaghetti Dance, con personaggi quali Righeira, poi Gazebo. Mentre un altro gruppo italiano che seguì la strada dell'underground furono i Crisma portarono avanti un certo tipo di sperimentazione elettronica molto punk, un po'
Sig Sputnik italiani, giusto per far capire. E arriviamo ai giorni nostri, l'elettronica è un mondo vario, cioè perché cioè, tu parli di elettronica tedesca, francese, dopodiché quella italiana, cioè, arrivando ai giorni nostri, l'house, la techno, per cui ci sono diverse scuole, però c'è ancora chi continua a fare musica elettronica d'avanguardia, colta, e poi c'è il pop. Il pop è quello che noi stiamo cercando di portare avanti, proprio perché è un po' più semplice, ricorda le sonorità degli anni Ottanta, con questo progetto, che è il progetto One Rocket. E come ti sei inserito esattamente in questo progetto? Come è nato? Beh, questo progetto è nato qualche anno fa dall'incontro mio e di Luca, che durante una mia serata dove proponevo musica anni 80 di un certo tipo, appunto il synth pop, e lui aveva un'altra serata sempre in quel di Venezia, ci siamo incontrati e parlando, discutendo, così ci siamo capiti subito, no? Lui veniva fuori anche da un periodo di stop, era un po' anche così demoralizzato per la musica, non voleva più avvicinarsi alla musica, un po' come Christian Lebarz, ex cantante dei Rockets. Abbiamo cercato di stanarci un po' tutti e di creare, e abbiamo fatto il singolo Human Race, che richiama un po' le sonorità Rockets, porta avanti il filone, perché comunque noi usiamo anche noi dei trucchi negli showcase spaziali. Quindi è nato tutto un nuovo progetto. È nato questo nuovo progetto e il nuovo singolo che uscirà a breve, però già sta girando in YouTube, che è Abdasso, ma poi sentiremo meglio da Luca, da LBM, in arte LBM. Infatti adesso passeremo il futuro del... a lui la parola. Certo. Senti, io ti ringrazio di essere venuto, tra l'altro... Sarebbe bellissimo poter avere l'opportunità di fare un discorso più lungo, perché si intuisce che un discorso lungo, approfondito è molto interessante. Quindi per il momento ti ringrazio e passiamo alla seconda parte con okay, il tuo collega. Grazie a voi, ciao Space TV. Bentornati alla seconda parte di questa interessantissima puntata sulla musica, sullo spazio, sull'elettronica, sulla tecnologia e la musica, insomma. E in questa parte parleremo con Luca Bestetti, al quale passo subito la parola per cominciare a parlare di cose molto belle. Beh, grazie comunque per avermi invitato, grazie a te e a Space TV. E volevo prima dire una cosa. Dimmi. Per quanto riguarda il mio incontro con Frank, lui è stato bravo a dire così, ma non è proprio così. Questa non è la storia reale? No, non è proprio così. No, Frank è venuto a una serata dove io cantavo, eravamo io, Fabrice Quagliotti e Alain Grotzinger, batterista, e facevamo una serata a Rockets, e lui è arrivato in prima fila con un cartello che diceva "Rivogliamo Christian", che era il cantante prima di me. Questo è stato questa è la il vera mio storia. Vero. Con Frank. E allora, mentre cantavo, io guardavo questo cartello e dicevo, dopo gli vado a parlare. E invece no, poi siete diventati siamo amici. Diventati amicissimi. Non sì. Ti sei mai vendicato? No, assolutamente. Sei ancora in tempo, no, eh? No, mai. Ok, bene. Senti, dimmi. Cosa è successo nel 1974? Nasce un'avventura, no? Quella di un gruppo. Nel 74 nasce un gruppo che si chiamava Crystal, prima, che poi diventa nel 77 Rockets. E perché ci sono tante storie del mio inizio con i Rockets. Ci sono quelle che posso raccontare e quelle che non posso raccontare. Però ufficialmente io conosco Fabrice da tanti anni e ci rincontriamo nell'89, 90, una cosa del genere, no, 99. Nel 99 era tutto fermo, il progetto Rockets non c'era più da anni perché ha cambiato vari cantanti,
parlando decidiamo di riformare questo gruppo, sempre però con la stessa idea di base come quella che sto facendo adesso con Frank, e di riprendere questo discorso. Quindi il mio discorso come cantante del gruppo Rockets va dal 99 al 2005. Ho fatto 6 anni, come penso avesse fatto Christian nei Rockets proprio. Poi c'era stato Sal solo e adesso c'è un altro cantante canadese. E come sei arrivato ai Rockets? E conoscendo Fabrizio, avendo incontrato Fabrizio, avendo pensato tutte e due di riproporre questa musica che nelle più conosciute potrebbe sembrare una musica abbastanza superficiale, facile d'ascolto e facile di interpretazione, ma invece prendendo un disco completo si trovano delle ballade, dei lenti che sono veramente un viaggio. Certo. Non ho la presunzione di dire alla Pink Floyd, però ci sono delle sonorità che sono sicuramente le meno conosciute dei Rockets. Ma e perché tu ti sei avvicinato a questo genere di musica? Qual è la tua storia rispetto a questo? La mia storia è molto particolare su questo punto, è perché e non l'ho mai raccontato a nessuno. Soprattutto in televisione, in intervista. Sin da quando io avevo 3 anni, io avevo un incubo ricorrente, che era quello di essere rapito dagli UFO, e mi vedevo in casa mia in campagna, chiuso nella stanza da letto con i miei genitori, e terrorizzato guardavo dalle persiane e dicevo ai miei genitori: ci stanno venendo a prendere. E guardavo quella fila di boschi dove io tutti i giorni giocavo dalla mattina alla sera. Quindi io non so cosa mi può essere successo da bambino in quei boschi, se veramente era solo frutto della mia fantasia o se magari mai io abbia visto qualcosa. Però è sempre stata una cosa che fino ad oggi non ho detto a nessuno, non la sa neanche Frank. E da lì poi, anche fuori dal progetto Rockets, io ho studiato UFO, alieni, spazio, con personaggi molto grossi e importanti, americani, italiani, ma molto grossi, a livelli massimi. Gente che, cioè ti dico, più che gente che lavorasse all'Area 51, gente proprio che sapeva, che sa, con cose concrete. Questo dopo aver... Prima, durante e dopo. Questa è una mia... Quindi io nei Rockets e nello spazio trovavo come un cercare una risposta ad una cosa che non saprò mai, e spero di non sapere mai, anche perché quando ho avuto la possibilità di fare l'ipnosi regressiva con allora il presidente di Gente Viaggi, che si chiamava Pini, che era uno che aveva una rubrica nel giornale, curava una rubrica tipo Focus, molto scientifica. Lui aveva fatto degli esperimenti di ipnosi regressiva, mi aveva raccontato delle cose da pelle d'oca. Anche quando ho avuto la possibilità di fare questa cosa, io non ho mai voluto farlo perché non so come la prenderei se dovessi rivivere un'esperienza che non mi ricordo. Questa è la principale ragione perché io faccio questa musica. Certo. Però non hai scelto la letteratura oppure la scienza, hai scelto la musica. Sì, perché io sono di base, io sono un cuore d'artista, un'anima d'artista, io dipingo, ho tanti hobby, seguo varie, cioè io non sono un metodico, io sono molto più artistico, cioè Frank tra di noi è quello che, pur essendo un musicista, però lui è quello che mette 1, 2, 3, 4, 5, 6, io farei un 8, 15, 18, 24, basta che poi alla fine sta bene. Quadri. Sì. E con i Rockets abbiamo cercato, abbiamo fatto, perché poi sta agli altri dire se abbiamo fatto, cercato di riunire questo pensiero con testi e musiche sempre spaziali, testi che possono essere rapportati alla logica della vita di tutti i giorni, che però è andare a avere, ricevere, e che può essere benissimo la logica universale, perché se uno sapesse
un paio di risposte, capirebbe veramente il cerchio dell'universo e quello che abbiamo cercato di fare. Insomma. Beh, non per caso, quando già 2000 anni fa Aristotele cominciò a parlare di armonia certo, e spazio, certo. Si cercò proprio questo legame, no? Sicuramente c'è un allineamento dei pianeti che darà, mm-hmm. Io ho parlato con i miei collaboratori, darà sicuramente un'energia elettromagnetica diversa dal mm-hmm. solito. Che poi sia così forte da fare qualche cosa o da non fare, o possa solamente cambiare o influire sull'umore delle persone, perché succede anche così, lo vedremo. Speriamo che sia la cosa meno drammatica. Si punteranno le antenne, si vedrà cosa succede. Io sicuramente starò attento. Bene. Senti, ma diciamo una cosa alla quale Frank sicuramente ci tiene prima di lasciare il programma, non ci sfugge questa cosa. Il vocoder. Ah, no? Il vocoder. Il vocoder, oramai il vocoder lo puoi fare con qualsiasi programma audio. Ora quasi tutti lo conoscono. Anche nel telefonino, no? C'è il vocoder. Ma il vocoder che usavamo con il gruppo Rockets era un vocoder Sennheiser ed era, come parlavate prima, era un valvolare. Che è una sorta di sintetizzatore in pratica, lo si può definire così? E qua andiamo sul tecnico e te lo fai filtro, spiegare. Filtro, ok. Sì, sicuramente sì, è un filtro. Ok, bene. Di onde sonore che però le tramuta con il valvolare, come è un modo di registrare diverso, è come sentire un vinile o sentire un CD. Certo. Ha un altro sapore, ha un altro suono, ha un'altra energia, ha un altro modo di delivery. Mm-hmm. Ti arriva un suono probabilmente meno pulito, mm-hmm. ma sicuramente più vivo. Con più personalità. Mm. Ma e con questo filtro modificavate proprio il timbro della vostra voce cantando? No, no, si no, può dire così? Il filtro no, modificava il suono della voce, ma in certe strofe, non okay. cantavamo sempre, cioè la voce in un brano c'era magari il ritornello che era come Galattica, uh-huh. che era suonato col vocoder, dove sentivi tutta questa rotondità di questa voce uh-huh. con quattro tonalità, come se fosse chiusa in un'ampolla di vetro. E parlata da un robot, però non è descrivibile, è stranissimo come sensazione, molto più completa che se fosse un vocoder di un programma digitale. Sì, informatico, no? Completamente diverso. Bella questa cosa che comunque negli anni 70-80 c'era una sperimentazione completamente diversa. Ma di questo. Più che altro c'erano anche delle gran melodie. Certo. Delle gran melodie che si formavano soprattutto stando in cinque in una sala di incisione, non era un cervello che pensava, erano cinque. Brainstorming proprio. Erano proprio cinque e i gruppi erano i gruppi. Ed era completamente. E difatti il risultato si sentiva, era diverso. Certo. Ma adesso mi viene in mente che anche in quei tempi, sempre anni 70, anni 80, un discorso un po' diverso. Però parallelo in un certo senso c'era stato anche Demetrio Stratos, mm-hmm. che il cantante degli Area, no? Che indagava moltissimo sui diversi aspetti della voce e quindi andava a cercare, come Frank, delle sonorità speciali. Ecco, tu per quanto riguarda le sonorità, per quanto riguarda il modo di esprimerti musicalmente, ti sei ispirato a qualcosa in particolare? Se ho ascoltato qualcuno e poi ho cercato di seguire, diciamo no, di sì. Dico di no. Mm-hmm. Anche perché ho una voce abbastanza particolare, magari troppo dolce mm-hmm. per in molti casi, per fare un tipo di musica aggressiva, cattiva o elettronica. Quindi io avrei potuto ascoltare Brian Ferry, ma Brian Ferry ci lega poco con i Rockets, quindi no, ho cercato sempre magari di fare delle sonorità strumentali un po' più morbide per la mia voce, perché hai studiato molto su di te, quindi, no? Sì, ma l'importante è che il messaggio che arrivi sia sempre okay. Adesso sto esplorando. Bene. Senti, è stato bellissimo sia parlare con te che con Frank. Speriamo di avervi di nuovo qua. Volentieri, all'uscita del prossimo singolo sicuramente. Va bene. Veniamo a presentare. Invitiamo tutti a sentire le sonorità e la musica di One Rocket. Va bene, grazie mille. È stato un piacere. Mio. Va bene? Ah.
come on, I'm raring to go. When I go places, just don't care. You